Dottoressa Matera, l'ASL Napoli 2 Nord organizza qui a Casamicciola oggi una giornata in occasione della giornata mondiale contro le dipendenze e il consumo della droga, una giornata di sensibilizzazione su tutti i fronti. Sì, allora noi come azienda sanitaria abbiamo puntato molto quest'anno sull'ascesa, cioè la discesa in piazza degli operatori, in maniera tale da sensibilizzare in varie piazze dell'azienda sanitaria con modalità differenti. Nel caso di Casamicciola è un intervento più ampio perché mette insieme anche le associazioni, le altre istituzioni, quindi come dire a 360 gradi si fa prevenzione e lo si fa insieme, che è l'obiettivo che l'azienda in questo momento sente come molto forte. Quindi noi come operatori scendiamo in campo, ma non bastiamo, quindi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutte le forze che sono già presenti sul territorio. Dottoressa Colella, vediamo qui un po' tutti gli argomenti e tutti i tipi di dipendenze. Noi qui siamo insieme come equip prevenzione dipendenze, ma anche con gli uffici di curia e con i volontari del terzo settore. Abbiamo infermieri dell'ospedale, l'infermiera del SERD, e abbiamo anche, se non sono presenti perché stanno lavorando, in qualche modo la presenza dei studenti dell'alberghiero, una scuola che dove siamo molto presenti come altre scuole del territorio. Loro hanno ideato questa campagna che noi promuoveremo ancora sull'isola, dei cocktail emozionali per separare il concetto di divertimento dal concetto di ebbrezza alcolica. Infatti, da qualche parte c'è anche scritto perché essere brillo se puoi essere brillante. Quindi noi vogliamo creare la cultura del benessere. Proprio perché si tratta di cultura be del benessere e del bene comune, non siamo qui solo come professionisti del settore, ma anche come uffici di curia. Per esempio, qui c'è Don Antonio Mazzella della Pastorale della Salute. Don Antonio, dunque anche l'ufficio della diocesi presente qui per sensibilizzare e lanciare un importante messaggio. Sì, stiamo cercando insieme come uffici di curia, qui anche la Caritas, c'è anche comunque la pastorale giovanile, di fare sempre di più rete con le realtà del territorio e quindi soprattutto ecco, con l'ASL per vivere insieme questa sensibilizzazione. Leonardo Trani, tu sei il referente per l'ASL Napoli 2 Nord del tavolo tecnico alla salute, anche tu presente qui per la giornata di sensibilizzazione. Sì, questo è un evento che è stato pensato proprio per sensibilizzare un po' i cittadini sul tema delle dipendenze, sia per quanto riguarda l'alcol che per quanto riguarda le droghe. E per quanto riguarda la mia presenza qui, riguarda soprattutto il problema degli incidenti stradali che purtroppo negli anni a Ischia si è sempre presentato in maniera abbastanza importante. Quindi noi come ALC cerchiamo proprio di promuovere la prevenzione e quindi per evitare incidenti stradali. Ecco, tu hai fatto il test, l'alcol test. Allora, io non bevo, quindi diciamo, sono abbastanza tranquillo da questo punto di vista, però questo sistema che ci ha messo a disposizione l'ASE proprio a testare come si modificano i nostri riflessi in caso di aver bevuto un po' troppo, quindi come cambia la percezione della strada, della guida e quindi la difficoltà poi a avere una guida sicura.